la tesi specialistica, ma è cambiata, ha fatto la tesi finale con me su un altro argomento, quindi non ha riconvertito la tesi, è così questa. Cioè, allora no, in realtà la tesi che andavo è sulle cartolizzazioni, quindi le evoluzioni. Quando sono le cartolizzazioni è sempre curioso cogliere questo aspetto, cioè le cartolizzazioni sono da un lato strumento di mitigazione del rischio, dall'altro invece si sono rilevate come invece causa scatenante di rischi, che implica una giusta articolazione tra le due tipi di cartolizzazione. Che andato a scritto una tesi con molta diligenza, molto dettagliata, a cui chiederei di esporre quelle che sono le sue principali conclusioni, tutto il tema delle cartolarizzazioni, in particolare questa tipologia di core e bond, cosa sono, quali sono le sue. Siamo agli ultimi due candidati, quindi pregherei gli ultimi 10 minuti di pazienza, mi rivolgo a tutti, specialmente alle persone in fondo che o non sentono o fanno finta di non capire. Grazie. Allora, descrivendo in maniera molto sintetica cos'è la nozione di cartolarizzazione che riguarda lo SAS definita securitization, è un'operazione attraverso una peculiare operazione della finanza strutturata, con la quale si riesce a convertire un'attività con liquidità differita di strumenti finanziari, prodotti finanziari che possono essere negoziati sui mercati, attraverso il metodo operato di una società di veicolo, cosiddetta special purpose vehicle, la quale mette titoli personalizzati che sono ovviamente garantiscono dei flussi di cedole costanti, o il rischio del SAS sta nel mancato ricorso di un titolo cartolarizzato, nel momento in cui c'è un mancato incasso nel periodo di sostegno dell'operazione. In effetti forme di garanzia potrebbero essere la collateralization o il credit tranching. Un'operazione che nasce già in America negli anni 70, quando comunque la domanda dei mutui ipotecari si incrementa e le banche ovviamente si trovano in difficoltà a reperire risorse finanziarie per concedere ai mutui. Utilizzano operazioni di questa natura, in particolare ABS, cioè sono titoli di cui sottostante rappresentati da mutui ipotecari, per soddisfare questa richiesta crescente. Ovviamente attraverso questo strumento è possibile anche migliorare la gestione del rischio di interesse, ossia il mismatch delle scadenze tra attivo e passivo, in quanto le banche si debitano a breve termine, ma concedono prestiti, in questo caso mutui, anche a lungo termine. In effetti abbiamo parlato anche di covered bond, lo strumento molto sicuramente abbastanza recente, però molto importante, in quanto è un'obbligazione bancaria, la quale conferisce al possessore del titolo la possibilità di rifarsi in maniera prioritaria sugli attivi messi a garanzia dal soggetto emittente in caso di default. Ovviamente è uno strumento che permette una raccolta, un approvvigionamento di capitale in maniera molto a tassi convenienti, perché è giudicata ai redditi dalle principali società di rating internazionale. La motivazione principale è stata non il fatto della doppia garanzia messa appunto dagli strumenti, garanzia da parte e delle distinzioni da cover e bond. Questo è uno strumento che presenta appunto differenze, come ad esempio gli MBS, ossia gli SPSE, disegnando come sottostante crediti derivanti da operazioni di leasing o da prestiti personali. Cover e bond ovviamente è doppia garanzia patrimonio e attivi messi dalla società. Doppia garanzia che è circoscritta dagli attivi i mutui ipotecari e prestiti al settore pubblico, alla pubblica amministrazione. Ovviamente un'altra caratteristica fondamentale che differenzia anche rispetto agli ABS sta nella dinamicità del cover pubblico, ossia un cover pubblico che può essere modificato nel momento in cui si verificano deterioramenti dal punto di vista qualitativo. In effetti, tali strumenti, per collegarci anche alla situazione attuale della crisi, sono stati uno degli attori principali che ha scatenato appunto questa crisi economico-finanziaria a livello mondiale, perché hanno fatto in modo di convertire quello che il modello di business adottato dalle banche era un modello praticamente origine attributo, ossia restare sotto al cliente e vedere i titoli del credito in portafoglio, poi l'origine attributo, ossia prestare sotto al cliente ma poi trasferire, mitigare il rischio, perché appunto sono strumenti che permettono una mitigazione del rischio verso soggetti che sono proposti a sostenerlo. Modello ovviamente che presenta un limite fondamentale per l'asimmetria, perché infatti molte informazioni sul debitore ceduto in genere non vengono passate, cioè trasferite dal soggetto cedente al cessionario, e tanto meno al soggetto emissore finale, e quindi di fatto andare a incrementare, accentuare tale asimmetria informativa. In effetti tali strumenti, parlando sempre del cover bond, in questi ultimi anni hanno visto un crescente
trend positivo. Sicuramente l'operazione di italiana in Italia ovviamente che ha spiccato quella di cassa depositi e prestiti, e appunto nel 2003 operazioni gran parte del suo allo Stato, nel 2005 ha avviato un programma di cover circa 20 miliardi di euro, diciamo, si è diviso in quattro tranche differenti, con tutto su paesi differenti. In effetti un'operazione di Covered Bond che sta ultimamente diciamo, sta prendendo molto a dire, infatti in questo mese, proprio all'inizio mese di ottobre 2009, si è svolta a Roma con un congresso dell'ABI, soprattutto il direttore generale dell'ABI ha sottolineato l'importanza di far sviluppare questo settore in quanto rappresenta un modello di raccolta di capitale differenziato e permettere di costruire i costi in quanto appunto sono strumenti aerei, molto positivi la gestione del rating e cioè come mi è successo all'inizio di prendere le condizioni economiche va bene, ok, per me va bene, ti senti quando grazie. Allora abbiamo adesso l'ultimo candidato che è Giuseppe Esposito, Tesi Corporate Investment Banking e Project Financing degli enti locali, aspetti innovativi della nuova fiera di Milano. Il relatore sono io, il lavoro quindi tratta di un argomento spesso utilizzato nelle tesi, Project Financing. No, intanto do le istruzioni allora. Dunque, adesso procediamo alla programmazione. Ecco, pregherei di non applaudire o fischiare ogni proclamazione perché non sentiremo quella successiva e poi se uniamo tutti insieme un unico applauso l'intera squadra presente. Se ci siete, perfetto. Per quanto riguarda invece la laurea specialistica di secondo livello nell'ambito dell'indirizzo di management delle piccole e medie imprese, abbiamo Rita Auriemma con 110 lode, Sergio De Riso con 110 lode. Per quanto riguarda invece la specialistica in management aziendale internazionale, abbiamo Giuseppe Esposito, 110 lode. Ovviamente a tutti. Worldwide fans, yeah, let's do it. Come on, 1, 2, 1, 2, 3, hit it. Come on, hand it off. Yes, you get down. Back in the day when the DJ spun all night. Why the party's fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh, yeah. No need to worry, no need to hurry, them rules are just for you. Come on. People popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. We're gonna take you back, make it bigger more. Ain't no party like an old school party, call an old school party, don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah.